nasce, riguarda il diluvio, riguarda anche tanti altri fenomeni, i vulcani per esempio. In tutte le terre in cui ci sono i vulcani c'è sempre un dio sotto che batte le sue armi e lì le forge e poi le restituisce agli dei, come è il caso dell'Etna, oppure una battaglia fra Eracle e i giganti, come è il caso dei Campi Fretei, oppure l'ingresso degli inferi, come il lago di Averno, dove nemmeno gli uccelli sostenevano il volo perché le esalazioni li facevano crollare morti dentro il lago stesso. Il vulcano, non compreso nella sua entità fisica, ma sentito come un pezzo di terra che vive e che comporta cambiamenti e stravolgimenti degli uomini, anche se dà vita e può dare morte, alimenta il racconto del mito. Diluvi, catastrofi, comete, questi sono i racconti. Quando un nucleo cometario interessa il nostro cielo, si sfrange in mille pezzi, si brucia, dà luogo alle stelle cadenti, lascia una scia di fuoco, suscita negli uomini di un tempo il desiderio di spiegazione, il timore di quel fenomeno lì. Quando quell'azoto che si sviluppa reagisce con l'ossigeno, colora il cielo di rosso, lì nascono le piogge di sangue degli antichi. Sono fenomeni fisici interpretati in quella maniera. Sono la nostra maniera di porre rimedio alla paura dell'ignoto, al vuoto che ti colpisce quando vedi che un elemento è più forte di te, più grande di te. Ogni volta che una cometa arrivava sulla Terra e compariva nel cielo, ogni volta che una meteora cadeva a terra, c'era un racconto nuovo, nasceva un nuovo mito. Succede dappertutto. Nei crateri australiani di Tinorala, gli aborigeni non pongono nemmeno un oggetto di rappresentazione sacra, ma governano il recinto del cratere come se fosse il posto degli dei. La stessa cosa accade dovunque un oggetto celeste abbia impattato il suolo. Quelle pietre lì trovate sono amuleti potentissimi, vengono portate in giro e ciascuno di questi porta un mito e un racconto. Ma forse il racconto più affascinante, più ancora del diluvio e più antico ancora, è quello dell'isola di Atlante. È esistita davvero Atlantide? E soprattutto, che cosa significava? Possiamo riconoscerla oggi in qualche parte del mondo? Forse sì, forse più vicina di quello che si pensa. Forse Atlantide è in Sardegna. Che ancora oggi gli uomini lo raccontano e cercano di capire se è esistita davvero quest'isola e dove è esistita. E si può prendere da diverse parti questa storia. La cosa migliore forse è prenderla dal racconto di Platone. E che cosa ci racconta Platone nei suoi dialoghi, soprattutto nel Timeo e nel Critia, anzi soltanto in quelli in realtà? Ci racconta di un'isola che
che era governata da una capitale di un regno già antico per gli antichi, che era così ricca di metalli e di argento da avere, come dice Platone, le vene d'argento, che aveva un clima eccezionalmente fertile, dove si facevano tre raccolti all'anno, dove c'erano foreste enormi e dove c'era acqua in abbondanza. Ci racconta di un'isola che era più grande della Libia e dell'Asia messe insieme, governata da un popolo così tradizionale, arcaico e forte, da aver costruito torri dappertutto. Quelli sono i Tirreni, i costruttori di torri. Ci racconta poi che quest'isola così potente e superba è stata spazzata via in un giorno e in una notte, anzi in realtà in una sola notte, dallo schiaffo di Poseidon, il dio dei terremoti e del mare, cancellata per sempre e precipitata nell'oblio. Platone, un saggio di 70 anni, un'età venerabile per il tempo, si mette a inventarsi una roba del genere perché ci vuole raccontare sotto metafora cosa succede alle società degli uomini quando peccano di superbia, di hubris? Oppure quel racconto è vero? E se è vero, dove sono le sue radici? In quale isola si trovano le radici di Atlante? Deve strappare i buoi a Gerione e lo fa in un'isola, Gadira, Gedira, nemmeno si capisce bene, in cui compie quest'ultimo sforzo. Quell'isola, dove si compie l'ultima fatica, è il posto in cui Eracle pone le sue colonne, le colonne che segnano la fine del mondo, le colonne che sono oggi sulla bandiera di Spagna, il Finisterre, il posto oltre il quale non si va. L'isola di Atlante, oltre ad avere tutte le caratteristiche che adesso rivedremo, ha anche quella di essere oltre quelle colonne. È la prima isola oltre le colonne di Eracle. Ma che cosa c'è oltre le colonne di Eracle, se le colonne di Eracle sono a Gibilterra, come abbiamo imparato a sapere? Non c'è nulla, c'è solo l'Atlantico. Le Azzorre non possono essere, nemmeno lo possono essere le Canarie. Non c'è nemmeno un'isola lì. E lo sappiamo perché le indagini geologiche hanno fatto vedere che quello è mare, oceano, è crosta di oceano, non ci sono continenti lì. E dov'è Atlantide allora? Prima di vedere bene dov'è, quando è accaduto questo secondo Platone? E qui c'è un problema, perché lui racconta che questo episodio, la sommersione del regno di Atlantide, è avvenuta in un momento ben preciso, 7000 anni prima della morte di Socrate. Socrate muore nel 399 a.C., dunque si tratta di un bel pezzo indietro nel tempo. Ma 9000 anni prima della morte di Socrate, quale società c'erano? Nessuna. Chi è che scriveva? Nessuno. Non c'erano nemmeno le triremi, nemmeno i carri col cocchio, non c'era nulla. Può essere che Platone ambienta così lontano nel tempo una società antica per gli antichi, evoluta, dove però non ci sono gli elementi per poterla avere? E se si fosse sbagliato? Non è che si è sbagliato Platone, se ci fossimo sbagliati noi a pensare che quelli sono 7000, sono 9000 anni e non invece 9000 mesi, se facciamo questo conto e lo traduciamo poi in anni, ci viene una data molto più commestibile: 750 anni, il 1200 a.C., un punto cruciale, il momento in cui tante cose cambiano nel Mediterraneo, ma soprattutto cambia in un'isola passaggio dalla stagione del bronzo a quella del ferro. Solo che questo passaggio è segnato da una stagione del fango. Riprendiamolo con ordine. Un'isola più grande della Libia e dell'Asia messe insieme. Non ce ne sono di queste isole nell'Atlantico. Se volessimo stare nel Mediterraneo, una ci sarebbe, anzi ce ne sarebbero due: la Sicilia e la Sardegna, perché per gli antichi conoscere il limite della Libia e dell'Asia era impossibile, dunque per loro era una terra enorme e basta. Ma tra le due, la Sicilia e la Sardegna sono quasi uguali di area, un po' più grande la Sicilia per la verità, però sembra più grande la Sardegna, che ha un lato in più, non è un triangolo, e soprattutto ha una serie di coste e di baie e baiette che, percorse da mare, ti fanno sembrare l'isola più grande.
C'è un clima fertile, c'è un clima mite in queste isole, certo che c'è. E in tutte e due è possibile avere 3 raccolti all'anno. L'acqua è abbondante e anche le foreste sono abbondanti. La Sardegna, prima che fosse disboscata dai Romani e successivamente dai Piemontesi, quando solo dalla Sardegna vennero prelevati 4 milioni di alberi ad alto fusto per fare la ferrovia, erano delle foreste galleggianti. Può essere che l'isola di Atlantide fosse in realtà la Sardegna. Che cosa ci serve ancora? Una civiltà antica per gli antichi? Sì che c'era, c'era. La civiltà nuragica oppure quella pre-nuragica. Cominciamo ad andare indietro nel tempo fino a 2000, 2500, 3000 anni prima di Cristo. Parliamo di civiltà antichissime, arcaiche, tradizionali. Costruivano torri, i sardi, sì che le costruivano. Erano i nuraghi, ce ne sono quasi 8000. Tutti a sorveglianza di qualche cosa attorno all'isola. Cosa sono i nuraghi? Antiche abitazioni, posti della regia e del potere, magazzini, magazzini di guerra e poi sepolcri collettivi. Un uso che è cambiato nel tempo, ma che testimonia la chiusura di una società tradizionale attorno ai suoi valori, non solo morali, ma fisici e economici. Cosa governavano quei nuraghi? Governavano il tesoro della Sardegna, governavano il piombo, lo zinco e l'argento di cui l'isola era ricca. Tanto era ricca che quando i Fenici invadono la Sardegna, pur di portar via più argento possibile, abbandonano le proprie ancore, ne fondono di nuove con il piombo argentifero dell'isola per portarne via più che si può. Vuoi vedere?